Tre giorni per parlare di economia, lavoro, mobilità, transizione energetica ed altri importanti temi. A Lanciano si è svolta la quarta edizione di Mani Visibili, giornate di economia Marcello De Cecco, evento organizzato da AMDEC, l'associazione intitolata all'illustre economista abruzzese scomparso nel 2016 che teorizzava la necessità dell'integrazione fra modelli teorici ed istituzioni del mondo reale. Si è parlato anche di politiche economiche per il terzo millennio che passano necessariamente attraverso l'attuazione del PNRR, con gli economisti Paolo Baratta, Fabrizio Barca e Marco Leonardi, capo di Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha consegnato, insieme al presidente dell'Associazione Mario Amendola, ad Alessandro Venieri di San Benedetto del Tronto il premio Marcello De Cecco per il lavoro The Allied Maritime Transport Council During World War. Il governatore Visco ha poi parlato di pandemia, inflazione e politica monetaria, facendo riferimento alle profonde trasformazioni delle caratteristiche della domanda e delle modalità di offerta dovute alla pandemia, della sfida progettuale e realizzativa che l'attuazione di PNRR comporta e di come si pensa di mettere solide e stabili basi per il ritorno su un sentiero di crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione. Tutte le banche centrali del mondo, ha detto, incluso l'eurosistema, orientano i propri sforzi a garantire la stabilità dei prezzi al consumo, ossia a conseguire un tasso di inflazione sufficientemente basso e stabile, tale da non interferire con le decisioni economiche delle famiglie e delle imprese. La Banca Centrale Europea, l'eurosistema, continuerà a garantire il necessario supporto all'economia finché il mercato del lavoro resterà debole e il grado di capacità inutilizzata si manterrà elevato. Quando verrà il momento, la sfida per la politica monetaria sarà quella di saper correttamente tirare il freno senza provocare inutili tensioni e restando comunque pronta a premere di nuovo l'acceleratore nel caso ciò tornasse necessario. E questo deve essere chiaro al mercato, chiaro alle imprese, chiaro alla politica. Molto dipenderà inoltre dalle decisioni di politica economica e di politica tout court che saranno determinate nell'Unione Europea e nell'area dell'euro del prossimo futuro. Ora, l'esperienza e la profondità di conoscenza che anche storiche che aveva Marcello De Cecco, a cui sono dedicate queste giornate di economia, sarebbero state certamente di aiuto a individuare le decisioni più giuste. La Banca d'Italia, facendo anche tesoro delle sue riflessioni, sempre acute in uno stile che sicuramente possiamo dire non prossimo ai conformismi di maniera, e cerchiamo di non essere conformisti anche noi, continuerà a dare il suo contributo anche mediante analisi e ricerche per fare in modo che questa fase ancora incerta e difficile sia superata con il massimo successo possibile. Grazie.